Ragazzi, buongiorno. Allora, io sto venendo qua in cucina perché sto portando il biberon. Ho appena finito di dare il latte a Gabri e adesso lui sta dormendo. E voglio iniziare questo vlog perché ho tantissime cose da dirvi e soprattutto tra un po' vi faccio vedere un prodotto che mi ha inviato un'azienda. E questo è un video sponsorizzato, quindi lo dico subito. Nell'ultimo periodo ho pubblicato un pochino di vlog, sono troppo contenta che appunto sono riuscita a pubblicare più video. Io adesso mi metto a sistemare casa perché come al solito la mattina sapete che c'è sempre confusione. E un'altra novità che mi hanno portato finalmente le ultime due porte, me le hanno montate, adesso poi finalmente riuscirò a registrare l'home tour della casa nuova. Nel frattempo, ragazzi, ieri sera alle 10:30 ho sfornato questa meraviglia che è una crostata al cioccolato. Se volete la ricetta fatemelo sapere sotto nei commenti, è veramente buonissima. L'interno l'ho fatto io con una ganache al cioccolato e devo dire che è veramente buona. Questa è la seconda volta che la faccio, questa sembra essere venuta ancora più buona. Sì, decorazione a parte che non sono proprio perfette. Però appunto qua ci andavano altri rotondini, ma avevo finito insomma la pasta frolla, quindi l'ho fatta così. Però è veramente buonissima. Quindi se volete la ricetta scrivetemelo sotto nei commenti. Allora ragazze, come vi ho detto all'inizio di questo vlog, questo è un video sponsorizzato. L'azienda si chiama Wolfwise. Come potete vedere alle mie spalle, ho qui adesso il prodotto che vi voglio far vedere. Ho accettato questa collaborazione, come sapete ve lo spiego sempre, perché mi ispirava molto il prodotto e siccome tra un po' arriva l'estate e bisogna andare al mare, ho deciso di provarlo. Però questa qua voglio portarmela al mare per appunto stare in tranquillità in spiaggia anche con i bimbi piccoli, perché trovo che sia un prodotto intelligente e soprattutto funzionale. Adesso vi faccio vedere di cosa si tratta. Allora, si tratta di una tenda. Una tenda, questo è il nome, questo è il brand Wolfwise. Vi lascio il link di questa tenda sotto nell'info box, così se volete dare un'occhiata anche alle caratteristiche, potete farlo. E soprattutto acquistate attraverso il link che appunto trovate sotto nell'info box all'interno di questo video. Adesso vi faccio quindi vedere la tenda aperta. Andiamo a aprire insieme. All'interno trovate istruzioni su come montarla e anche richiuderla. Trovate all'interno una bustina con all'interno dei picchietti per appunto fermare la tenda. La tenda è tenuta da questo elastico e in teoria si dovrebbe aprire da sola. La tenda è veramente gigante, il materiale sembra molto molto buono. Ovviamente la mia è una prima impressione, comunque si vede che è un materiale molto buono e resistente e mi è piaciuta una cosa di questa tenda che adesso vi faccio vedere. La tenda in questione è questa qui. Io adesso spero di riuscire a richiuderla in modo semplice. Questa qui ha anche due finestrelle al lato, una e una due. Ha la cerniera di apertura e chiusura. Dall'altra parte invece la tenda è aperta in questo modo, la tenda si chiude in questo modo. L'interno è molto capiente, come potete vedere, infatti potete mettere un materasso e anche qualche bagaglio. È molto arieggiata, adesso vi faccio vedere perché. All'interno praticamente si hanno questi strappi qua. E avete la vostra finestra con la zanzariera, sia da una parte e ovviamente anche dall'altra. Quindi ragazze, io sicuramente porterò la mia tenda con me al mare. Questa tenda ha veramente tantissimi utilizzi, dal campeggio, quindi la persona singola la porta dietro e ha un posto per dormire. Oppure comodamente in spiaggia per i vostri bambini, perché come vi ho detto è completamente areggiata e molto molto comoda e sicura. E anche la struttura è molto rigida. Se poi la fermate con i picchietti che vi ho fatto vedere prima, in caso di vento non ve la porta via. Però in spiaggia è molto comoda, soprattutto se frequentate le spiagge libere, così avete un posto riparato per i vostri bimbi. Questa tenda ripara anche dai raggi UV perché è fatta proprio di materiale contro appunto i raggi del sole.
E niente ragazze, io vi ricordo che vi lascio il link sotto nell'info box e ovviamente fatemi sapere se acquisterete questa tenda e ve la porterete con voi in vacanza. Sì, oggi è lunedì 16 maggio, adesso sono le 9 meno un quarto circa e io stamattina ho un sacco di cose da fare. Mi scuso se sentite un rumore di sottofondo, ma ho già fatto due lavatrici, quindi ho già acceso anche l'asciugatrice in modo tale che prima che vado a prendere poi oggi pomeriggio Mattia all'asilo, io ho già ritirato tutto e piegato e sistemato. Comunque, non so se avete notato, ho tagliato i capelli anche tantissimo, però erano tutti rovinati, avevano le punte tutte sfibrate, quindi ho preso questa decisione. Giuro che venerdì quando sono andata al parrucchiere ho fatto la piega, erano bellissimi. Adesso fanno un po' pietà, però stasera poi li rilavo. Avevo fatto anche una piega mossa bellissima, ma questo è quello che è rimasto. Comunque ragazzi, allora io stamattina ho un sacco di cose da fare come ogni lunedì, perché per me lunedì è il giorno della settimana dove devo fare di tutto e di più. Oggi mi arriverà anche la spesa con la consegna a casa dell'Essilunga, che come sapete io faccio sempre la spesa online e mi trovo benissimo, e quindi dopo vi farò vedere anche quello che ho preso. Gabriele sta dormendo, sta riposando. Devo dire che ultimamente non è stato benissimo, perché ha sempre questo raffreddore, questa tosse che poverino gli dà molto fastidio, però appunto con i lavaggi così lo aiuta un pochino, perché è l'unica cosa che può fare, e quando appunto lo libero con l'aspiratore nasale si rilassa e riesce a dormire. Sta anche prolungando i tempi durante la notte della nanna, perché ieri sera ha bevuto per esempio il latte all'una e poi alle 6 stamattina ha fatto la poppata, quindi cioè proprio sta prendendo il ritmo, diciamo così, della nanna. Io vi dicevo ragazze che devo fare tantissime cose, adesso vi faccio vedere cosa devo fare. Come prima cosa, allora, devo sistemare la camera da letto, perché è veramente un caos. Io la mattina lascio tutto così, la prima cosa ovviamente penso a se Gabriele deve mangiare, e poi a preparare Mattia per l'asilo, perché è una cosa a cui ci tengo tantissimo, fare questa cosa io, e visto che comunque poi lo accompagna Roby, durante il giorno non ci vediamo, quindi voglio farla io. E quindi devo sistemare la camera da letto, devo anche la cameretta di Mattia, perché devo rifare il suo letto. E poi ragazze, devo anche, adesso vi faccio vedere. E poi ragazze, adesso vi faccio vedere. Allora, tutta questa montagna di vestiti che vedete qua, non sono qua per niente, ma sono vestiti che io ho già lavato e ho praticamente piegato, e devo andare a fare il cambio in questa cassettiera. Perché sono praticamente tutti i vestiti che aveva Mattia, che sicuramente riuscirò a sfruttare per Gabriele. Io per Gabriele non riesco a sfruttare tutto, perché Mattia è nato a novembre e lui invece è nato a marzo, quindi alcune cose riesco a sfruttarle, altre invece no, perché comunque c'è proprio una questione di stagione diversa. Però alcune cose riesco fortunatamente a sfruttarli. Body per esempio non ho acquistato neanche mezzo, perché erano nuovissimi, e così come anche mi sa i pagliaccetti forse gli stanno, devo un attimino capire un attimino che cosa gli sta, che cosa no, però io nel frattempo ho già lavato tutto. A proposito di pagliaccetti ragazze, vi voglio far vedere i pagliaccetti che gli ho comprato questo weekend, che siamo stati al lago, siamo andati a fare un giro così per negozi, perché mi servivano delle cose per Gabriele, di igiene, diciamo così. E c'era questa sezione abbigliamento molto carina, e adesso vi faccio vedere quello che gli abbiamo preso. Allora, della Maui, sono tutti della Maui, gli abbiamo preso questo pagliaccetto qua. Io gli ho preso 9 mesi, perché adesso Gabriele, dovete sapere, io gli ho preso 9 mesi, pagato 12,95 euro. Dovete sapere che Gabriele, anche se ha 45 giorni, veste 6-9 mesi dell'OVS, quindi ho fatto che prendere i 9 mesi direttamente, tanto questi qua li sfrutterà anche luglio e agosto, quindi gli ho preso già una taglia grande. Poi gli ho preso questo pantaloncino qui abbinato a questa maglietta, perché Gabriele sta benissimo con il giallo, è proprio il suo colore. E allora era un completo, pagato 9,95 euro, sempre 9 mesi,
così, pantaloncino verde e magliettina gialla, è tutto della stessa collezione. Questo pagliaccetto, anche questo qui, pagato 12,95 euro, sempre 9 mesi, così, sempre in giallo. E poi mi piaceva questo per i colori, questo qui pagato anche questo 12,95 euro, 9 mesi. Mi piacciono tantissimo perché poi questa marca qua, Maui, fa delle cose super carine, super colorate e mi piace proprio il cotone che hanno, quindi li ho voluti prendere tutti e quattro. Ragazze, rieccomi. Allora, io sono qua in cucina perché mi è arrivata la spesa e l'ho sistemata tutta sul tavolo. Nel frattempo mi sono data anche una sistemata, infatti sono diversa da stamattina, sono un po' più in ordine. Iniziando anche a fare il cambio di stagione di Mattia perché è scoppiato il caldo, non so da voi ma qua in Lodi, Milano, è scoppiato il caldo e quindi a Mattia servono tutti i pantaloncini, le magliette a maniche corte e anche a Gabriele, però Gabriele ce l'ho più a portata di mano mentre Mattia devo proprio fare un vero e proprio cambio dell'armadio. E nel frattempo quindi vi faccio vedere cosa ho acquistato ad Esselunga, quindi facciamo un piccolo svuoto alla spesa insieme che da un po' che non lo facevamo. Allora, questa è tutta la spesa che ho fatto all'Esselunga, manca ancora qualcosina perché avevo messo subito in freezer, però adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso i cereali, questi qua, equilibrio dell'Esselunga, che a Mattia piacciono tanto con lo yogurt, alluminio, pellicola, questo che è l'amido di riso per il bagnetto di Gabriele, così lo rinfresca visto il caldo, le ricariche DAC, queste qua dischi. Ho preso queste fettine sottili di vitello, poi sottilissime dell'aia, quando sono di fretta Mattia gli faccio queste, poi due pacchi di gocciole dark, gocce 70% cioccolato fondente, due confezioni di orata già pulita. Questo è questo è per ogni tanto quando voglio sgarrare. Cioccolato bianco della Novi e cioccolato fondente con le nocciole. Questo cioccolato qua dell'Emilia, perché poi vi farò una torta buonissima che ho provato a fare, mi è uscita molto molto bene e quindi ho riacquistato gli ingredienti, poi magari vi farò in un vlog la ricetta. I dadi vegetali della Knorr, lo zucchero, burro, la panna fresca che serve sempre per la torta. Tre yogurt greco, questo qua 2% della Faye. Qui ci sono due pacchi di gnocchetti piccoli di patate dell'Esselunga. Questi panni, ragazze, ne avevo acquistati due, ne ho presi altri due. Sono questi qua, gli Acti Fibre Panno Universale della Vileda, che sono qualcosa di fantastico. Basta solo bagnarli, strizzarli bene e pulite qualsiasi cosa, giuro, senza loni. Poi lì ci sono i Dixie, il latte, ho preso 12 confezioni di questo latte qua perché era in offerta. Riso scotti, gallette di riso, farina, salsa di soia, questa qua con poco sale, zafferano, ketchup di questa marca qua che è buonissimo, normale e piccante, l'olio, ho preso questo qua che era in offerta, la nocciolata, questa qua senza latte, della Rigoni, buonissima, l'ariosto, poi ho preso le mozzarelle, erano in offerta queste delle Granarolo, riso basmati, questo della Smart, cotine, poi ci sono i cetrioli, due confezioni di pomodorini, insalata aromatica, questa qua mi piace un sacco, cipolle rosse di Tropea, due di queste pagnotte qua integrali che io ci faccio la colazione con la marmellata, che io ci faccio colazione con la marmellata e il burro d'arachidi, sono buonissime. Poi cavolo cappuccio che faccio con la pasta fillo e le carote, gli involtini primavera. Poi due avocado, melanzane, uova, le fragole buonissime, banane, le patate, queste qua selenella, spinaci, lì ci sono le arance perché Mattia è un periodo che le sta amando quindi gliele ho prese. Insalatina, due buste di carote già tagliate, così sono più pratiche, zucchine chiare, zucchine scure. Poi ho preso i finocchi, i pomodori sardi, l'acqua che però vabbè non ho messo sul tavolo. Come surgelati ho preso due confezioni di questo misto per risotti e spaghetti.
minestrone, perché io lo mangio anche in estate, mi piace tantissimo. Questa busta di McCain Smile, che le faccio a Mattia, ripeto, quando sono di fretta, o col tenerone o con le sottilissime dell'aia, oppure con una semplice cotoletta, e poi oppure con il pollo, poi prezzemolo tritato. Quindi questa è tutta la spesa che ho fatto all'Esselunga. Ragazzi, allora, mi ero dimenticata completamente di chiudere il vlog. Spero che mi capiate in questo periodo, ma non sempre riesco a far tutto in un giorno. Quindi noi ci vediamo la prossima volta in un nuovo video e aspettatevi prestissimo l'home tour della casa nuova, promesso. Quindi vi mando un bacione grandissimo. Ciao!